Presentato a Roma presso l'Ordine Nazionale dei Giornalisti il premio Giuseppe Zilli per il giornalismo, intitolato al direttore del settimanale Famiglia Cristiana dal 1954 al 1980, fondatore e direttore generale della Periodici San Paolo, oggi denominato Gruppo Periodici Paolini, nato a Fano Adriano in provincia di Teramo. Il premio ha lo scopo di tributare spazio e memoria a Zilli come esempio di dedizione alla professione giornalistica, nel rispetto del lettore della verità e innovatore del mondo editoriale. Ha lasciato una grandissima impronta. Io dico sempre che il suo manifesto della stampa cattolica lui scrisse proprio come doveva essere un giornale cattolico, ponendo delle intuizioni, ossia doveva diventare un vero giornale, quindi prodotto e realizzato così come tutti gli altri giornali, pur non snaturando quello che era la volontà di trattare tutto, come diceva il Beato Alberione, cristianamente. Però diceva non deve essere clericale, cioè nel senso non deve essere gergale, non deve essere chiuso, ma anche sempre dialogare, mai chiudersi al dialogo. Questo è stato uno degli insegnamenti preziosi, mentre abbiamo troppo spesso giornali e giornalisti ideologici, oppure che gridano, che usano altri concetti. Zilli ha utilizzato il giornale come strumento di comunicazione e informazione sociale, dialogando ogni settimana con milioni di persone nella sua rubrica di Lettere al direttore. Giuseppe Zilli ha tracciato un solco di innovazione e umanità nel giornalismo, da non disperdere. È un premio importantissimo, quello del premio giornalistico intitolato Giuseppe Zilli. Lo scorso anno, come prima detto, c'è stata la serata di presentazione per i suoi 100 anni della nascita e quest'anno, il 6 agosto, partiremo come premio, appunto, prima edizione. È veramente stato un lavoro immenso, fatto da una squadra corale, una squadra dove appunto siamo andati tutti nella stessa direzione, dove appunto avevamo dalla nostra parte la figura di Don Giuseppe Zilli. Le sezioni del premio sono riservate una al giornalismo cartaceo, che vede come vincitore Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, una al giornalismo televisivo, che vede Lavinia Spingardi, vincitrice, Andrea Vianello per il giornalismo radiofonico, Francesco Paolucci per il giornalismo web, è un aspetto particolarmente interessante perché c'è un'ibridazione di linguaggi in questo caso, e il premio alla carriera Giancarlo Ciccone, storico corrispondente della BBC. È una giuria che ha lavorato in stretto affiatamento